Benvenuti ai colleghi sindaci, assessori, consiglieri comunali degli altri comuni. La loro partecipazione per me è particolarmente vicina e significativa perché mi piace pensare che i nostri campanili siano nell'accezione e nel significato di un tempo, e cioè valli che comunicano piuttosto che valli che si dividono. Con un richiamo all'unità e a lavorare insieme anche agli altri comuni delle valli è iniziato il festeggiamento e le premiazioni in piazza Cavour a Borgotaro nella giornata di ieri, 17 luglio, la cerimonia di premiazione collegata con la festa del patrono del paese di Borgotaro, la Madonna del Carmelo. Tante le persone in piazza per vedere tutte le persone premiate, a partire dai giovani a cui sono state assegnate 4 borse di studio da parte della Valtarese Foundation di New York, 2 giovani della zona di Solignano, originari della zona di Solignano che studiano a Parma, in 2 scuole superiori di Parma, che sono Lorenzo Sartori e Oscar Gabelli, ma anche 2 studenti dello Zappafermi di Borgotaro, Pierluigi Bruni e Antonio Flores. Ma la parte più importante è stata la cerimonia di assegnazione delle benemerenze che ha visto premiati con diverse motivazioni Maria Rosa Lusar. Sono 55 anni che sono a Borgotaro, che conduco questo negozio, e ho sempre cercato di fare nel mio piccolo, come potevo, qualcosa per Borgotaro. Yoel Tranchina, Sandra Serpagli, Gian Maria Savani, la Valtarese Calcio Juniores, il gruppo musicale Strix, nere di fumo, bianche d'amore, i volontari del Grest, l'Istituto Comprensivo di Borgotaro, Sergio Feci. A tutti voi una buona Madonna del Carmine e buona vita a tutti. Giovanni Zaccarini. E infine l'assegnazione del premio San Giorgio Pietro Lameri, che si assegna a chi si distingue nelle attività culturali, è stato assegnato al pittore Mario Previ, che ha saputo diffondere e valorizzare le tradizioni della nostra comunità, trasformandole in opere d'arte di altissimo livello e valore. Per aver sempre donato la propria arte al paese, per aver reso Borgotaro famosa nel mondo, per la sua squisita disponibilità a servizio del volontariato, per il suo talento straordinario e il suo cuore immenso. Il sindaco Marco Moglia premia Mario Previ.